Inusuale, vitalizzante, misteriosa. Da oltre 200 anni un'acqua mirabilis, un'acqua miracolosa proveniente da Colonia, incanta le persone. Come tante storie speciali, anche questa ha un inizio leggendario. È il 1792. Un monaco certosino consegna al commerciante Wilhelm Mühlens un regalo di nozze particolare. La ricetta segreta di un'acqua mirabile per uso interno ed esterno. Dapprima Mühlens commercializza l'Elisir come bevanda medicinale vitalizzante. L'alta società sorseggia l'originale acqua di Colonia pura o mischiata al vino e giura sul suo effetto curativo. Alla dominazione napoleonica risale non soltanto il nome comune Eau de Cologne. Infatti, con l'arrivo delle truppe napoleoniche a Colonia, tutte le case cittadine vengono numerate e quella di Mühlens in Glockengasse riceve il numero 4711. 4711 è l'inizio della storia di uno dei più antichi prodotti al mondo, più antico della Coca-Cola. La ricetta dell'acqua mirabilis è rigorosamente segreta. Nel 1819 Napoleone decreta che tutte le formule mediche vengano rese pubbliche. Il commerciante Mühlens dichiara il numero 4711 come semplice profumo. È un successo. Lo stesso Napoleone, imperatori, re e zar, ma anche Goethe e Wagner diventano estimatori della nuova essenza. Ha inizio la sua marcia trionfale nel mondo. Diventano inconfondibili non solo il numero 4711, ma anche il flacone Molanus a forma esagonale, primo del suo genere, con la famosa etichetta azzurro-dorata. 1921. Bergamotto, limone, neroli, arancia, rosa, gelsomino, mughetto, ylang ylang, narciso, patchouli, vaniglia, ambra, ladano e le aldeidi di nuova invenzione si fondono nella composizione seducente di Tosca che da lungo tempo è tra i profumi più venduti al mondo. Instancabilmente l'inventivo Mühlens studia, sviluppa e crea numerosi nuovi profumi. Grazie all'ispirazione tratta dai viaggi in Oriente e in Asia, nascono le essenze Heliotrope e Chai. Con successo, il commerciante individua e lancia tendenze, studia i mercati internazionali, flirta con l'elegante Parigi e intrattiene contatti con prestigiosi creatori di flaconi. Ardite, artistiche e provocanti, le audaci locandine colorate a pagina intera e le storie illustrate da artisti internazionali fanno furore. Il più famoso manifesto pubblicitario della fragranza 4711 suscita persino scalpore. Il clero di Colonia reputa esagerate le immagini glamour di signore discinte e il manifesto viene proibito. Sempre un passo avanti, sempre in movimento. L'acqua di Colonia 4711 ispira le persone e plasma il mondo della profumeria. Allora come oggi. Coraggio, ostinazione e creatività. Inesauribile passione. Spirito del tempo e tradizione. Numero 4711, un'icona nel mondo dei marchi.